Le problematiche legate all'assistenza ai familiari gravi, il discorso della quota 96 del mondo della scuola ancora da risolvere, la settima salvaguardia degli esodati ancora da risolvere, si aggiunge appunto quella delle indicizzazioni delle pensioni. Guardi, noi una soluzione gliela diamo, molto probabilmente anche qualcun altro del suo partito la dà, ma che voi ovviamente non ascoltate. È la legge di riforma del mondo delle pensioni, quello della quota 100, quello di avere appunto una possibilità di andare in pensione con 58 anni di età e 42 anni di contributi. Questa sarebbe veramente l'unica soluzione che questo Paese potrebbe dare per risolvere i problemi di cassa e i problemi sociali che la vostra legge Fornero ha prodotto. Quindi pensateci bene, nel mentre in cui state risolvendo il problema delle indicizzazioni, portiamo anche sul tavolo la riforma delle pensioni. Ieri il Ministero ci ha detto che questo non è nell'agenda. Probabilmente noi glielo richiederemo con un'altra raccolta di firme che purtroppo la stessa Corte Costituzionale non ha voluto approvarci, malgrado con un parere completamente simile Concluda. Grazie. ha cassato la legge Fornero, fortunatamente. Sfortunatamente ha cancellato anche la possibilità di referendum e di dare voce al popolo che aveva Grazie. sottoscritto la raccolta di firme. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione 3495 dei deputati Ascani ed altri concernente chiarimenti in merito alla platea dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto prevista dal decreto legislativo numero 22 del 2015. L'onorevole Ascani ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Sì, grazie Presidente. Ministro, una delle cose sicuramente più apprezzate all'interno del Jobs Act è l'estensione delle tutele degli ammortizzatori sociali a coloro che hanno un contratto di tipo parasubordinato e quindi l'introduzione a partire in via sperimentale dal 2015 della cosiddetta DIS-COLL. Tuttavia il decreto legislativo che attua questa misura prevista appunto all'interno del Jobs Act menziona esplicitamente soltanto coloro che hanno un contratto a progetto o un contratto di collaborazione continuativa, mentre gli iscritti alla gestione separata dell'INPS sono molti di più ed in particolare oggi noi vogliamo chiedere al Ministro se questa misura sia estesa o meno e sia estendibile o meno ai ricercatori, agli assegnisti di ricerca, ai borsisti, ai dottorandi che appunto sono iscritti alla gestione separata dell'INPS e quindi se sia possibile estendere loro.